Salve a tutti e ben ritrovati alle nostre catechesi. Oggi affronteremo la questione che si intitola I demoni possono causare malattie mentali? Ecco, prima di affrontare la questione, dobbiamo fare una precisazione sulla differenza che c'è tra naturale, preternaturale e soprannaturale. Leggiamo quello che scrive Padre Fortea. Naturale è l'agire che si adegua all'operato della natura. È sottinteso che quando parliamo di naturale ci stiamo riferendo alla natura dell'universo materiale. Quindi naturale è tutto ciò che si riferisce a ciò che è soggetto alle leggi dell'universo materiale, quindi corporeo, fisico. Preternaturale va oltre l'operato della natura dell'universo materiale. Ciò che è frutto dell'agire della natura angelica o demoniaca appartiene al preternaturale. Quindi preternaturale è ciò che va oltre la natura dell'universo materiale. È l'operato della natura, sempre nell'ambito dell'universo materiale. L'azione straordinaria, ecco, dei demoni o degli angeli nella vita dell'essere umano è un'azione preternaturale, che va oltre appunto l'aspetto naturale, materiale dell'universo, in quanto gli angeli sono puri spiriti, quindi sono superiori a ciò che è sensibile, corporeo e materiale, e quando intervengono nell'universo materiale, questa azione degli angeli, degli spiriti angelici, siano anche demoni, è chiamata azione preternaturale, cioè che va oltre l'operato della natura dell'universo materiale. È soprannaturale, soprannaturale che va oltre qualsiasi natura creata, che sia la natura creata dell'essere umano, che sia la natura creata dell'essere angelico, quindi degli angeli. Quindi stiamo parlando dell'azione di Dio, che essendo appunto Dio, va oltre ogni natura creata, perché Dio è increato, in quanto è il creatore che crea e non è stato creato. Quindi, quando parliamo di soprannaturale, parliamo appunto della forma di agire, dice Padre Fortea, propria di Dio. Ecco, questo per chiarire ciò che significa naturale, preternaturale e soprannaturale. Ora possiamo affrontare dunque la questione che si intitola Il demonio, i demoni possono causare una malattia mentale? Dice Padre Fortea, se il demonio può indurre in tentazione, e abbiamo visto come il demonio induce in tentazione attraverso queste ispirazioni, queste comunicazioni da un punto di vista mentale, di immagini, ricordi, sentimenti, ragionamenti, quindi questo comunicarci da un punto di vista telepatico, mentale, determinate cose è una tentazione. Questo invitarci a fare determinate cose, servendosi di queste immagini, di questi ricordi, di questi sentimenti, di questi ragionamenti, è un invito appunto da parte dei demoni ad allontanarci da Dio. E dice dunque Padre Fortea, se il demonio può indurre in tentazione, potrà farlo anche in una forma continua, intensa, senza pausa, e cercare di provocare pertanto un'ossessione o una fobia o una depressione o altre malattie di questo tipo. Quindi il demonio nel tentarci può essere insistente, può persistere sino al punto da causare
addirittura un'ossessione. Ecco, l'ossessione è quel pensiero così, diciamo, insistente che difficilmente è possibile allontanare, dal quale difficilmente riusciamo a liberarci. Ecco, già siamo nell'ambito dell'azione preternaturale, quindi nell'azione del demonio sull'uomo. Dice ancora Padre Fortea, se abbiamo detto che il demonio può trasmettere specie intelligibili, e le specie intelligibili abbiamo visto cosa sono, appunto questa comunicazione da un punto di vista mentale, di ragionamenti, argomenti, sentimenti, immagini e così via. Se dunque può trasmettere specie intelligibili, potrebbe trasmetterle con una frequenza tale da perturbare seriamente la vita ordinaria della persona, fino al punto da squilibrarla. Ecco, quindi dipende dall'insistenza di questa comunicazione di messaggi, di immagini, di ragionamenti, di ricordi, di sentimenti. Se l'intensità è maggiore, addirittura il demonio può arrivare a provocare un serio disordine della persona. Ovviamente, Padre Fortea subito precisa. Di farlo può farlo, ma Dio impedisce il suo libero agire su di noi. Quindi c'è sempre Dio, nostro Padre, che è ovviamente il più forte, è il forte che vince, il più forte che vince il forte, come dice Gesù nel Vangelo, che ovviamente può limitare la sua libertà di azione, così come abbiamo visto già in altri filmati. Qualsiasi azione del demonio, dice Padre Fortea, sugli uomini deve essere permessa da Dio. Alla domanda quindi se il demonio può causare le malattie mentali, la risposta è sì, se Dio glielo permette. Risposta, dice Padre Fortea, che vale per tutto, anche per la domanda, possiamo contrarre una malattia mentale senza l'intervento del demonio? La risposta, dice Padre Fortea, sarebbe esattamente la stessa. Sì, se Dio lo permette. Quindi si tratta di una risposta di carattere universale, dice Padre Fortea. Quindi le malattie mentali possono essere sia di origine naturale, quindi da un punto di vista psicologico, psichiatrico, sia di origine preternaturale, quindi dovute all'azione appunto del demonio sugli uomini. Quindi bisogna fare questa distinzione. La malattia mentale causata appunto dalla natura materiale, dalla natura creata da un punto di vista materiale, e la malattia mentale invece causata dall'azione preternaturale del demonio. In entrambi i casi, ovviamente, uno può contrarre una malattia mentale sempre, ovviamente, se Dio lo permette. Andiamo avanti. Conosciuto il meccanismo interno che usa il demonio per provocare la tentazione, infondendo specie intelligibili nella nostra intelligenza, memoria e immaginazione, questo modo di operare si può usare anche in modo così insistente da squilibrare una persona, proprio da un punto di vista mentale. Il poterlo fare fa parte dei poteri del demonio. Quindi il demonio, in quanto è angelo e quindi in quanto creatura angelica superiore per creazione all'essere umano, ha il potere di agire sull'uomo, sulla mente dell'uomo. L'unica cosa che può impedirlo è la volontà di Dio. Ecco, quindi non dimentichiamoci mai che
Dio ovviamente è l'onnipotente, è il creatore ed è appunto il più forte. E neppure gli angeli ribelli, per quanto malvagi possano essere, possono vincere contro Dio. Tanto è vero che sono stati già vinti da Dio prima negli angeli fedeli, in quanto hanno lottato per ordine di Dio e con la forza di Dio contro questi angeli ribelli e sono stati vinti, e poi ovviamente sono stati vinti dallo stesso Dio, dalla stessa seconda persona della Santissima Trinità, fattasi uomo, ossia Gesù Cristo, nostro Signore, vero Dio e vero uomo, che con la sua incarnazione ci ha dato addirittura la possibilità nel suo nome di scacciare i demoni. Quindi addirittura ha elevato la natura umana, unendola alla grazia divina, al di sopra degli angeli. Quindi noi ora, se viviamo da cristiani, viviamo da figli di Dio, addirittura possiamo vincere il demonio, possiamo vincere il demonio nella tentazione e possiamo vincere il demonio anche nella sua azione preternaturale, quindi anche quanto causa delle malattie mentali. E poi, come vedremo nella questione successiva, anche quanto causa malattie fisiche. Infatti, Gesù nel Vangelo chiaramente guarisce persone che erano affette da malattie causate dai demoni, causate dal demonio. E così anche noi, nel nome di Gesù, se viviamo una vita di fede, possiamo, ecco, essere strumenti di Dio per guarire quelle persone che sono malate a causa dell'azione preternaturale dei demoni. Un esempio è possibile trarlo dalla vita dell'esorcista carismatico padre Matteo La Grua. Aveva il carisma della guarigione e della liberazione ed una volta disse ad un tumore: seccati, nel nome di Gesù Cristo te lo ordino, seccati. E quel tumore infatti si seccò, scomparve e quella persona che aveva il tumore fu completamente risanata. Ecco, concludiamo. Dio impedisce sempre al demonio di agire preternaturalmente e quindi di causare delle malattie mentali? E Padre Forte dice: senza dubbio no, Dio non lo impedisce sempre. Se Dio non impedisce sempre l'azione delle cause naturali che provocano la malattia, neppure impedisce sempre l'azione del demonio. Ovviamente Dio la permette sempre per trarre dei benefici, così come già abbiamo visto a suo tempo. Dio, nella sua infinita bontà, riesce a trarre il bene anche dall'azione malvagia dei demoni. Tuttavia, per concludere, in questo ambito l'azione del demonio oltre il campo della tentazione è un fatto straordinario. Quindi già siamo nell'ambito dell'azione straordinaria del demonio. Qualsiasi infermità mentale si deve prima di tutto a cause naturali, finché non venga dimostrato il contrario. Quindi non bisogna asserire quella persona a quella malattia mentale perché è il demonio che la sta causando. No, prima di tutto bisogna asserire che è malata mentalmente a causa appunto di cause naturali, a meno che poi non venga invece dimostrato il contrario. Anche perché dice Padre Fortea: se ponessimo due persone malate mentalmente, l'una di fianco all'altra, una che è malata a causa appunto di cause naturali e un'altra
che è malata per cause invece demoniache, non sarebbe facile distinguerle, dato che noi vedremmo solo l'effetto esterno della malattia. Quindi, in questo caso, ci vuole un discernimento fatto con l'aiuto appunto di specialisti in psicologia, in psichiatria ed eventualmente con la collaborazione anche degli esorcisti. Infatti è auspicabile che ci sia sempre una collaborazione tra gli psichiatri e gli esorcisti per capire sino a che punto si tratta di malattia psichica causata appunto da un punto di vista naturale e sino invece a che punto si tratta di malattia spirituale causata appunto dall'azione preternaturale del demonio. Ecco, detto ciò, possiamo concludere questo filmato e vi do appuntamento al filmato successivo. Che l'Arcangelo San Michele, principe della milizia celeste, sempre ci difenda dalle insidie e dagli attacchi dei demoni.